Il futuro. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocarii. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti. Oh, bravi, bravissimi. Perché oggi andremo a parlare di un argomento un po' particolare. Vabbè che già l'avete letto dai titoli qua sotto. Andremo a parlare di questa intelligenza artificiale. Però perché questa intelligenza artificiale? Ve lo dico dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettere like, commentare, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi ve lo dico, fatelo, vi aspetto che vi iscrivete. Allora, aspettiamo che vi iscrivete. Ok, bravi, bravi. Allora, si chiama Midjourney. Si chiama Midjourney. E però tu scrivi una descrizione, metti delle parole chiave su questa parte che ora vi farò andare a vedere. E ti fa delle immagini, ma proprio così, ma non che le prende da un database di internet, no, proprio le crea lui, questa intelligenza artificiale crea le immagini. Io sinceramente avrei già un'ideuccia per come sfruttare sta cosa, però fammi sta zitto, ve ne parlerò nei prossimi video se la cosa vi interessa. C'è una bella ideuzza sinceramente. E quindi ora vi andrò a far vedere questa creazione di immagini. Allora, qualche giorno fa ho chiesto ai miei follower di Instagram di scrivermi delle descrizioni, delle parole chiave da mettere su sta cosa, da mettere a cercare su sta cosa e vedere quale immagine ti sputa fuori. E quindi queste sono le parole che hanno scelto. Ora le andremo a cercare e scrivere. Ok, quindi innanzitutto partiamo dal fatto che bisogna entrare sul sito, insomma, sul sito di... Allora, bisogna andare su www.midjourney.com, giusto? Oh, esatto. Innanzitutto partiamo dal fatto che questa schermata è abbastanza già di per sé inquietante. Quindi partiamo da qua che già sta cosa è un po' inquietante, ma mi dà tipo la hacker sta roba qua. Vabbè, allora partiamo dal fatto che bisogna andare su Unisciti alla beta, però bisogna avere un account Discord. Ok, quindi per voi che magari non c'avete l'account Discord, magari ve lo faccio io, quindi voi mi scrivete cosa cercare su Instagram, apro per la prossima puntata se vi piace, e io vi scrivo qua, vi metto a fianco qua, e poi lo andrò a cercare quello che voi mi scrivete, se vi interessa sta cosa, se no ciccia. Quindi andiamo su Unisciti alla beta, e dovrebbe aprirsi l'account Discord, vedi? Esatto. Midjourney, vedi, Midjourney ti fa entrare su Discord. Ho già un account. Allora, entriamo. E vediamo, ora vi spiego un attimo come funziona. Allora, come vedete siete entrati su Discord, quindi entriamo su di questa, è già la pagina principale di tutta la roba che questa ragazzi, questa roba qua è tutta roba che fa l'intelligenza artificiale, cioè raga, ma guardate che figo, cioè pare veramente fatta da delle persone vere, umane, quindi fa tutta sta roba. Questa raga, questa è tutta l'intelligenza artificiale che fa sta roba, Basta mettere le parole giuste, la descrizione giusta, le fa lui. E poi il punto è che quando ti esce un'immagine che viene fatta, se tu riscrivi le stesse parole, non è che ti rifà la stessa immagine. Cioè quell'immagine che tu hai fatto, che ti è uscita in quel momento, non uscirà mai più, non verrà rifatta mai più, perché ogni volta vengono fatte cose nuove. Wow! È una cosa proprio artistica. E quindi ragazzi, guardate che figata, queste sono tutte immagini diverse fatte con parole, ovviamente con parole nuove, e cioè
non è una foto, ragazzi, non è una foto, è proprio quello che crea il programma, una cosa esagerata. Allora, partiamo senza toglierci alle ciance, diciamo, entriamo al... vi faccio vedere come funziona. Allora, bisogna entrare su... New BS, credo sia indifferente, quale dei tanti New BS bisogna fare, credo. Allora, e infatti vedete, queste sono tutte descrizioni, sono tutte cose che ha fatto l'immagine. Vedete, la persona ha messo queste immagini qua, questa descrizione, è uscita, e il programma ha fatto sta roba qua, cioè assurdo. Allora, iniziamo con la prima descrizione, una cosa facile che ci è stata detta, una cosa facile. Allora, Lorenzo Fornarelli ci dice di scrivere uomo che si allena. Allora, come bisogna fare? Bisogna andare qua sotto, nella parte della chat, e cliccare lo slash, poi cliccare su immagine, prompt, nella zona prompt, mette la descrizione, quindi scrivere uomo che si allena e andiamo. Questo dove sta? Questo sono io, questo è il mio coso che sta creando in questo momento, vedete, 12%, vedi, già sta creando delle immagini, vedete, 12%, uomo che si allena, vediamo cosa esce fuori. 31%, ragazzi, questa è una cosa facile, diciamo, eh? Uomo che si allena, 43%, 62%, ragazzi. Vediamo, cioè non mi sembra tanto un uomo che si sta allenando, sinceramente. Forse un uomo già allenato, probabilmente. 93%. Dove sto? Mi sono perso, eccolo. È finito. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere. Ecco, vedete? E sì, questo è l'uomo che si allena, che ha detto l'intelligenza artificiale. Se lo dice l'intelligenza artificiale, ci dobbiamo credere. Ok, quindi. Allora, il primo, diciamo, che assomiglia molto a l'attore che fa Thor. Chris Hemsworth. Ok. Questo invece assomiglia all'attore, quello che fa Moon Knight, quello che ha fatto Moon Knight. Cioè, l'avete presente? E questi due, non so, vabbè. Comunque... Ok, e ci sta un'immagine, vedi, salva immagine, a posto, salvata, così poi a Lorenzo Fornarelli gliela invio, questo è il suo uomo. Allora, poi andiamo avanti con la seconda richiesta che ci fa. Miki, oh, la mia ragazza, diciamo, ha espresso molti pareri, la mia ragazza, diciamo. Andiamo con il primo. Primo, scriviamo, come al solito, scriviamo slash immagine, scriviamo random chaos fulmine. Cioè, proprio... qualcosa che... questo inizia già a livello ad essere un po' più difficile come livello, ma niente può battere questa intelligenza artificiale che sta già creando. Sta ancora allo 0%, no, 12%, ha trovato la soluzione, ha avuto l'ispirazione, raga, ha avuto l'ispirazione. Oh, dove sto? Mi sono perso. Ok, ha avuto l'ispirazione, sta creando le immagini. Allora, ragazzi, quindi se anche voi, se voi avete già provato questo sito, questa cosa qua, scrivetelo qua sotto nei commenti, e se le immagini che vi sono uscite sono state di vostro gradimento. Se invece voi questa cosa non l'avete mai provata, voi mi seguite su Instagram, rispondete alla storia che farò,
quando farò la storia, e così voi vi andrò a cercare quello che voi mi scrivete, diciamo. Ok? Mi sono perso, questa è quella di prima. Dove sta? Dove sta? Ah, ecco, allora, questa è questa è l'immagine. Allora, andiamo a vedere. Immagine random fulmine caos. Random caos fulmine. Vabbè, amo capito. Quella là, quindi mi pare tipo uno scenario, quello del Signore degli Anelli, mi pare, sinceramente. O qualcosa di, non so, molto strano e inquietante, e quindi questo è. Poi andiamo avanti con la seconda richiesta, quindi così che bello, fresco, allegro. Questo non boh, vabbè, secondo me mo mi manda a fanculo questa applicazione. Allora, bello, fresco, allegro. Diventa sempre più difficile la ricerca di ste cose. Allora, vediamo, sta avendo l'ispirazione. Oh, l'ha avuta, raga, ha avuto l'ispirazione. 12%, 12%, ragazzi. Quindi ci vuole un po', perché ovviamente deve anche questa intelligenza artificiale creare sta roba qua, comunque, queste immagini. E andiamo a vedere, ragazzi, cosa crea. Che cos'è? 65%. Boh. Perché? Cioè, da cosa dovrebbe essere dedotto il bello, fresco, allegro da questo? Non lo so, ragazzi, non lo so. Se c'è qualche esperto di arte che sta guardando sto video, magari lo scrivesse nei commenti qua sotto cosa ne pensa, da cosa dovrebbe essere dedotto un bello, fresco, allegro. Magari se c'è Vittorio Sgarbi che ci sta a guardare, la sua, che lui di arte è il top di tutti, insomma, top of the test, lui di arte, è lui che parla di arte, quindi se ci sta guardando, perché un'intelligenza artificiale con bello, fresco, allegro dovrebbe creare questa roba qua? Non lo so. Se lo sai tu, Vittorio Sgarbi, che ci stai a guardare, fammo sapere, perché io non lo so. Comunque, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti sempre con l'altra richiesta di Miki. Vediamo cosa ci dice. Mela, pera, banana. Questo esce il banco del fruttivendolo, sicuramente. Però andiamo a vedere cosa ci esce, insomma. Quindi scrivendo mela, pera, banana. Andiamo a vedere cosa c'è. Questo è sempre il livello più difficile, anche se qua uscirà un banco di fruttivendolo. Ne sono quasi certo, diciamo, di sta cosa. E andiamo a vedere cosa ci esce. Infatti, vedi, già sta creando una banana. Già si vede. Però c'erano anche due frutti, raga. Cioè, ho scritto anche due frutti, mele e pera. No, non gli piacerà la mele e la pera, probabilmente. Questa intelligenza e ti crea solo le banane. E quindi niente, mele e pera non gli piace, non era di sua ispirazione mele e pera, e t'ha creato le banane. E quindi piate ste banane, che te devo dire. Quindi banane create, e questo è quanto, diciamo. Banane, niente, la mela e la pera non gli piaceva, e quindi te crea solo le banane, te crea. Quindi andiamo avanti con l'altra richiesta. Sole, cuore, amore. Oh, sole, cuore, amore, dammi tre parole. Come che si scrive? Ecco qua, con immagine. Allora, sì, sole, cuore, amore. Vediamo cosa esce. Allora, sta cercando l'ispirazione, sta allo 0%, cerca l'ispirazione.
18%. Oh, già esce il cuore, quindi già qualcosa sul romantico. Vediamo cosa esce. Da cosa ci crea questa intelligenza artificiale? Vediamo. Per ora vedo solo cuori. Secondo me crea la cosa più facile. Non lo so, non lo so. Vittorio Sgarbi, diccelo tu. Perché crea queste cose qua? Come così? Non lo so. E ha creato 81%. Però vedi, questa mi piace molto, sinceramente. Questa come città, vedi tutte le nuvole intorno. Devo dire, bei disegni, probabilmente si possono anche prendere spunti per dei tatuaggi. Dopo provo una cosa. Vedi, il cuore così. Sole, do star sole, perché ci sta la luce. Bah. Ci sta. Molto, molto più attendibile rispetto a quella delle banane che ha disegnato solo banane. E quindi, ragazzi, andiamo all'ultima richiesta che ci è stata fatta. Ragazzi, questa è molto, molto difficile. Perché ha fatto questo Vince Spina, che salutiamo. Ha scritto proprio una frase, non credo sia una descrizione di un'immagine, però la cerchiamo lo stesso perché l'ha scritta. Quindi andiamo a cercare lo stesso, vediamo cosa risponde questa intelligenza. Allora, scriviamo: sta prendendo molto piede, tanto che saremo noi controllati da essa. Mo me manda a fanculo l'intelligenza artificiale. Questo mo me manda a fanculo. Andiamo a vedere cosa esce. Questo è proprio livello difficilissimo, raga. Sta avendo l'ispirazione 0%. Vediamo cosa. O mesci fuori un'immagine così senza senso, diciamo. Oppure non lo so. Vediamo se può esserci qualche collegamento tra quello che ho scritto e quello che ci fa vedere. Non si capisce niente. Quindi andiamo a vedere, raga. Vediamo cosa ci fa. 62%. Infatti le prime due immagini c'hanno senso per niente. Questa ha fatto la bandiera della Francia, ha fatto, va bene, una bandiera della Russia e l'altra bandiera della Francia. Vorrà dire qualcosa? E 93% sparito, dove sta? Qua. Allora, vediamo. Allora, questo il primo ha fatto la bandiera della Russia, che in questo periodo è un po' inquietante, diciamo. Secondo, ha fatto la bandiera da Francia, che è la tipa che guarda il cielo. Vorrà dire qualcosa? Non lo so. Non credo, perché tanto non lo so. Questo invece è un uomo che guarda così, e questa è la desolazione che tutte le macchine prenderanno il sopravvento dell'umanità. Boh. E vabbè, questo è quello che è uscito dalle richieste che ci sono state fatte. Ora invece, ragazzi, provo a scrivere io una cosa. Vediamo cosa mi esce. Scrivo: Saiyan che cammina. Sì. Che cammina sul pianeta Vegeta. Così. Non so, proviamo sta cosa qua un po' così, un po' una via di mezzo, ma che cazzo. Vediamo cosa ci esce. Sai anche cammina sul pianeta Vegeta. Cosa uscirà? Che cosa sta facendo? Ci sta creando Vegeta, sta disegnando Vegeta, vedi? Quindi ne capisce anche di. Questo è tipo Iron Man, questo mi pare un Iron Man, mi pare. Questo è palesemente Vegeta, raga. Ha disegnato Vegeta, troppo facile così, raga. No, vabbè, troppo facile questo, troppo, troppo facile.
Ragazzi, voi quindi scrivete nei commenti cosa volete che cerco, anche, anzi lo scrivete sia nei commenti qua sotto che sulla storia che farò su Instagram. Dove sta? È sparito qua. Ok, sai anche cammina su questo. Sai anche perché c'ha il puntino in fronte? Saiyan che cammina sul pianeta Vegeta ha fatto un primo piano del Saiyan che effettivamente può star facendo qualsiasi cosa, può essere dovunque, può essere. C'ha ragione, ci può stare, ci può stare. Questo è quello che ci è uscito su Midjourney, ragazzi, quindi ragazzi, se anche voi avete già usato questa applicazione, cioè questa intelligenza artificiale per creare immagini, scrivetelo qua sotto nei commenti. Scrivetelo qua sotto nei commenti. E noi invece ci vediamo, ragazzi, a un prossimo video. E scrivete se volete quale immagine volete che io cerco la prossima volta per voi. Perché farci un account Discord apposta. O so che può essere una rottura un po' de palle, quindi voi lo scrivete qua sotto dopo esservi iscritti al canale e io vi cerco le immagini per voi e poi dopo ve le mando privatamente. Vabbè ragazzi, quindi noi invece ci vediamo a un prossimo video e ciao cari!